Expo Vending Sud 2017, come promesso, finalmente sono con Roberto Di Noto, il Deus Ex Machina, l'amministratore di Eurofood SRL. Roberto, sono 3 anni che manchi dagli schermi di VendingTV.it, bentornato. Grazie a VendingTV che mi ha invitato a questo piccolo evento, grazie a Expo Vending Sud che ha inventato questa 7ª edizione, siamo sempre stati presenti, ci siamo solo soffermati per un periodo per rivedere il quadro del mercato e l'innovazione del mercato. Oggi, grazie all'educazione che ci ha dato il sistema dei corrispettivi, il mercato cambia e cambia in modo radicale. Quindi noi che siamo una rivendita storica del mercato siciliano dobbiamo guardare con attenzione questo nuovo cambiamento. Io esprimo la mia opinione, non posso dire altro, ma io dico che questo evento è stato un evento vincente perché finalmente sta mettendo una regola nel mercato, un adeguamento del comportamento, e quindi noi che facciamo rivendita dobbiamo dare un supporto ai nostri gestori e non più come quelli che vendiamo prodotto consumabile, ma come professionisti, servizio, dando un know-how di consulenza per migliorare il proprio business e il co-business di tutte e due, che sono impresa e in questo caso rivendita. Io da diversi anni che sono nel mondo del vending, grazie a questi miei partner Mania Vending, in questo caso Bianchi, che è sempre stata con noi da tanti anni e oggi si è aggregato con noi K-Matic, abbiamo chiuso il punto forte dell'azienda, qual è? Distributori medio-alti di Manea, distributori molto visibili sul mercato mondiale che è Bianchi, K-Matic, accessori di copertura e accessori di integramento, di completamento per poter rassicurare il gestore in tutti i suoi punti vendita. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere altri mercati. Io da 14 anni opero nel mercato marocchino, cresce in modo esponenziale, cresce a 2 cifre. Il gestore del Marocco oggi è un gestore che incomincia a vedere le sue, o meglio dire, i suoi progetti in modo completo, si è già adeguato ai nostri metodi europei, e abbiamo la possibilità, noi imprese, di andare in questi mercati del Nord Africa per integrare e migliorare il nostro fatturato. Io ritengo sempre che noi dobbiamo guardarci attorno, non definirci mai leader, ma essere degli operatori del mercato, come delle formiche lavoratrici, per migliorarci e migliorare in questo caso il nostro gestore. Quindi ringrazio ancora VendingTV per questi 2 minuti che mi ha dedicato e poter esprimere la mia opinione. Spero che sia sempre un'opinione vincente e che nello stesso tempo, grazie a questi altri partner, con dei sistemi di pagamento Elkay e con dei sistemi di pagamento Mei, che sono degli accessori vincenti, abbiamo chiuso la nostra filiera e quindi stiamo posizionando la nostra azienda nei servizi e non più nella vendita. Questo è il nostro futuro progetto. Grazie Roberto, sei stato davvero molto conciso nel andare a spiegare che cos'è oggi Eurofood, la metamorfosi che c'è stata, diciamo con una vision anche che ha anticipato i tempi da parte tua e da parte della Eurofood SRL. Noi avremo modo di rivederci in qualche fiera certamente, così come è accaduto nelle ultime a Parigi o a Milano, e avremo modo magari di fare 4 chiacchiere su ciò che è successo negli ultimi mesi, nei mesi che verranno in questo caso. Saluto gli amici di VendingTV.it. Allora, saluto tutti gli amici di VendingTV.it, saluto tutti i miei colleghi nel mondo delle rivendite a livello nazionale e internazionale, e saluto tutti i miei colleghi gestori del mondo del vending, nel mondo e nel mercato italiano. Ancora grazie, alla prossima. E con questo proclamo da
precursore, perché tu sei stato a questo punto davvero un precursore sui tempi, perché tante rivendite io prevedo che nei prossimi anni si occuperanno più di servizi che non di rivendita. Lascio tutti voi e rimando alla prossima edizione di Vending, di Expo Vending Sud, perché siamo praticamente al termine. Roberto, grazie ancora. Amici, noi torniamo prossimamente con nuove altre interviste. Ancora grazie, alla prossima. Grazie. Ciao.